Una volta, in un partito, c'era un uomo troppo pavido e timoroso per contraddire i suoi compagni. Essi se ne servivano quando avevano bisogno di ogni tipo di servizio e da lui, prima o poi, si otteneva tutto. Perché gli temeva principalmente la cattiva opinione che i suoi compagni potevano avere di lui. Temeva questa cattiva opinione più della morte. Era una misera anima debole. Essi si accorsero di questo e sfruttarono queste sue, definiamole così, qualità. Fecero di lui un eroe ed alla fine anche un martire. Benché il povero, pavido uomo dicesse intimamente sempre di no, le sue labbra proferivano sempre un sì, abbastanza convinto. Finché sul patibolo, quando morì per le convinzioni del suo partito, alla fine con lui c'era uno dei suoi compagni che lo tiranneggiò talmente tanto con lo sguardo che alla fine lui morì compitamente da eroe. Viene da allora celebrato come un martire ed un eroe. Friedrich Nietzsche, umano, troppo umano.